Buongiorno amici, sono qua con Clemò del blog Mondato, è tornato a trovarci, come vi avevo già anticipato nel video precedente Tartalette Peregolose. Clemò viene da Bordeaux e quindi oggi realizzeremo insieme un dolce tipico della sua città, che sono i canelés. Canelés che verranno preparati con delle guarniture particolari, delle creme, del cremoso lo yuzu, è molto goloso e molto interessante. Allora, Clemò ha versato adesso dei tuorli e delle uova in una ciotola. Abbiamo già messo in infusione nel latte la vaniglia con il burro e il rum. Ora andremo a miscelare, a sbianchire le uova e i tuorli con lo zucchero per preparare l'impasto a canelé. Vas-y, c'est bon, merci. Versiamo una piccola parte di latte con la vaniglia, rum e burro all'interno. Qua rimuoviamo i gusci e andiamo a metterli nella brocca dove poi andremo a versare la pâte à canelé, perché deve riposare per 24 ore. Voilà, j'ai une bonne c'est homogène. Donc on va pouvoir mettre la farina qu'on a tamisée. Tu le mets tout entier. Vas-y. Abbiamo preparato e setacciato la farina che viene versata in una volta sola. Merci. È un modo per evitare i grumi. Versare prima una parte di latte, la farina. Così facendo non abbiamo grumi. Vedete, l'impasto è bello liscio ed omogeneo. E ora versiamo il resto del latte. Vas-y, tu peux tout mettre. È molto facile da realizzare. L'unica cosa che deve riposare per 24 ore. E voilà, tu vois, il y a zéro grumeau, elle est vraiment nickel déjà. Quindi ça sent bon. Adesso andremo a versarla in una brocca e la cosa fondamentale è il riposo della pasta in frigorifero per 24 ore. Filmiamo a contatto e lasciamo riposare per 24 ore in frigorifero. Apriamo gli stampi da canelé che sono stati spruzzati con un grasso o burro. Adesso inforniamo a 230 gradi per circa 20 minuti. Poi abbasseremo il forno a 200 e continueremo la cottura. Abbiamo cotto e sformato i nostri canelé, abbiamo tagliato la parte superiore e li abbiamo svuotati all'interno per poterli poi riempire con la guarnizione. Adesso prepariamo il cremoso al yuzu. Abbiamo versato il succo di yuzu nella piccola casseruola. Aspettiamo che si scaldi un pochino, più o meno intorno ai 40 gradi. Adesso andiamo ad aggiungere le polveri, che sono zucchero, pettina e amido, e andiamo a portare a bollore, portiamo a bollore per circa, e facciamo cuocere per circa un minuto. Versiamo sul burro a cubetti. Vas-y, tu peux mettre la gelatine. E andiamo ad aggiungere la gelatina fusa.
e amalgamiamo il composto. Essendo piccole quantità, come avete visto, utilizzeremo una frusta e non un mixer a immersione, perché sono talmente piccole che è veramente difficile. Donc on va pouvoir le mettre en poche et puis on va pouvoir le pocher au fond des cannelés. Lo metteremo in una tasca e andremo ad addressare i nostri cannelés. Abbiamo fatto indurire il nostro cremoso in frigorifero per un'oretta in modo che si ispessisse, un pochino diventasse più denso. Adesso lo andremo a versare all'interno dei cannelé allo spessore di un centimetro. Prepariamo la crema diplomatica al cocco, quindi andremo ad amalgamare all'interno dei tuorli lo zucchero e l'amido. Adesso facciamo scaldare la polpa di cocco con la vaniglia, che poi andremo a versare sui tuorli. Adesso versiamo la polpa di cocco con una normale crema pasticcera. Là on va mettre le fait pas chauffer encore. On va le mettre comme ça, on sert dessus. T'inquiète. Bon. Adesso rimettiamo sul fuoco. E portiamo la cottura. Bisogna continuare a mescolare con una frusta in continuazione. Jusqu'à épaississement. Finché il composto si addensa. Versiamo la crema su una placca con pellicola, copriamo a contatto e lasciamo raffreddare. Adesso monteremo la panna che servirà per la diplomatica. Essendo una piccola quantità, andremo a montarla con il frullino a mano e non nella planetaria. Abbiamo la nostra crema pasticcera raffreddata, adesso andremo a metterla in una brocca e cominceremo ad emulsionarla con un frullatore a immersione. Adesso aggiungiamo la gelatina idratata e sciolta. Adesso amalgameremo le due masse per realizzare la nostra diplomatica al cocco. Delicatamente, con una marisa, dal basso verso l'alto, per non smontare la panna. Ora metteremo la nostra crema diplomatica in una tasca e andremo a riempire i cannelé. Adesso andremo a riempire i nostri cannelé con la diplomatica al cocco, fino al bordo.
abbiamo realizzato una chantilly montando della crema, dello zucchero a velo, del mascarpone e della buccia di lime grattugiata. E adesso Clément sta andando a dressare i careletti. Io e Clément vi salutiamo, vi ringraziamo per averci seguito e spero che possa avere ancora l'occasione di ospitare Clément del blog Mon Gâteau. Andate a visitare il suo sito, troverete un sacco di ricette golose e a presto. Ciao! Ciao! Ciao.